Adriatica sta entrando nel porticciolo di Alassio. Cos'hai capito dei venti allora? Perché qui siamo entrati belli tranquilli, lisci come l'olio. Scirocco, mezzogiorno e libeccio creano un po' di onda all'ingresso e la tramontana tira giù dei rafficoni pazzeschi, dice, da questa gola qua. Guarda che strana la vita, uno direbbe da qui sono protettissimo dal nord perché c'è la montagna. No, perché la montagna fa passare... Comunque è chiaro il perché il marinaio medio è molto superstizioso, perché si affida a entità superiori, perché tutti i calcoli, le conoscenze, eccetera, sono complicati. Non sai mai veramente com'è la situazione. Di volta in volta cambia. Fatto sta che questo porticciolo è bello. Porto di Alassio. Quali sono i venti critici per entrare qua? Quelli del primo e quarto quadrante battono soprattutto su questa zona, quindi sia sud-est, est e anche l'inverno nord-est sicuramente sono molto critici, quindi bisogna stare attenti e mantenendo naturalmente la mezzeria, insomma, del canale d'accesso. Va bene, e dopodiché quando io entro nel porto, allora, qui ospitate barche di tutte le dimensioni? Allora, noi ospitiamo in transito fino a 35 metri di lunghezza e stanziali barche fino a 30 metri. Quanti posti barche ci sono? Allora, all'interno del porto sono 550, comprese appunto le unità da pesca, le unità dello Stato, le barche stanziali e le barche in transito. Che servizi offrite naturalmente, oltre alla banchina, oltre alla luce, oltre all'acqua? Cosa posso trovare dentro il porto? Quindi assistenza all'ormeggio col gommone, queste cose qui che sono una cosa normale. Vabbè, poi ci sono i negozi, due cantieri, c'è il bar, un altro bar, il ristorante lì, c'è la discoteca, quindi non ci facciamo mancare niente, diciamo. C'è la discoteca? C'è anche la discoteca, sì. Oh, bene. Può essere molto utile nella discoteca. Per la movida. Però può anche essere che faccia litigare qualche equipaggio. Se per caso uno arriva qui dicendo scusi, avrei le acque nere da scaricare. Come... Abbiamo la stazione di aspirazione acque nere, che può fare aspirazione di acque nere e anche acque di sentina con il disoleatore che separa oli, eventuali oli dall'acqua. Dal punto di vista meteorologico mi date qualche dritta? Abbiamo una stazione meteo che è consultabile via internet, una stazione meteo locale per la zona che interessano i nostri utenti che vanno da Saint-Tropez all'Elba, compreso Capo Corso, diciamo. Il vostro bacino diciamo di utenza è quello lì. Come diciamo noi liguri, di quel che c'è non manca niente, no? Esatto. Questo circolo di Alassio, tra le altre sue caratteristiche, ha un presidente molto importante e prestigioso. Beh, diciamo una volta, eravamo molto più prestigiosi. Vabbè, ma è prestigiosi a vita, no, il prestigio non si perde. No, vabbè. E rispetto all'antropologia che si crea qua dentro nel porto, c'è una comunità di velisti che si ritrova qui? C'è una comunità di velisti anche perché qui ci sono una tradizione di regate, di cose eccetera. Abbiamo fatto mondiali di tutte le classi, poi tutti gli anni ci sono degli eventi a calendario che si ripetono annualmente, quindi fanno parte di un circuito di regate nazionali, certo. E quindi ecco che si ripete l'incontro tra i nostri e quelli che vengono fuori. Praticamente si diventa amici nemici, nemici certo. In mare e amici a terra. Ma sì, più che... È la cosa più bella dello sport, della vera. A me sembra che la Liguria sui porti ci sta dando dentro, cioè ci sono molti investimenti, molti porti nuovi. Secondo lei è una buona cosa oppure stiamo esagerando? C'è davvero, diciamo, partecipazione sufficiente? Ma diciamo una cosa, intanto purtroppo siamo arrivati tardi nei confronti dei francesi. Ma questo gap con i francesi, lei che li conosce, che li ha sfidati su tutti i piani, cosa manca a noi per arrivare alla loro tradizione? È mancato, diciamo, l'aiuto da parte delle istituzioni, perché all'inizio per poter fare un porticciolo ci volevano tanti di quei permessi, autorizzazioni e soprattutto piani paesaggistici della zona che contemplassero l'apertura dei porti. Cioè, noi non dimentichiamoci che a 8-10 km abbiamo un aeroporto, poi abbiamo l'autostrada che è lì è un tiro di schioppo.
sviluppando delle strutture turistiche facciamo anche l'interesse dell'economia della zona. Le infrastrutture ci sono, sì. Le strutture portuali anche, manca la voglia di andare in barca. E questo qui, io ce l'ho, lei ce l'ha. Chi ce l'ha, chi si ce faccia l'ha, avanti. Si faccia avanti perché ha la possibilità di essere ospitata al meglio. Per la prima volta ha messo i piedi sulla barca su Adriatica, eravamo addirittura in Oceano Pacifico, Gerry Scotti ha promesso mi faccio una barca e in realtà è vero e ho scoperto qui spettegolando che tiene la barca proprio ad Alassio. Adesso non c'è perché è in crociera.